Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, nuovo video. Questa volta prodotti finiti. Tra marzo e febbraio, però più o meno non è sicuro. In marzo sicuro, febbraio ancora non sono sicura al 100%. Per cui, cioè, per farvi rendere conto, un sacchetto grande con i prodotti finiti. E vi faccio vedere quale ho finito e come mi sono trovata. Allora, iniziamo da questo detersivo igienizzante omino bianco, questo qua per i batteri che profuma. Mi sono trovata bene ed è buono, per cui questo lo ricomprerei ancora e ve lo consiglio come prodotto, è buono, molto buono. Poi questo invece è sole. Detersivo sole, e anche questo qua mi sono trovata bene, buono anche come odore, molto buono, per cui come due detersivi, diciamo che tra odore e detersivo lavano bene e mi sono trovata con tutte e due bene. Scusate se vado veloce, ma i prodotti sono troppi. Invece questo è favoloso, l'ammorbidente, con questo è fantastico. Ormai secondo me comprerei solo questo. Uno per il profumo, perché lascia un profumo, specialmente questo al cocco, ne ho presi due o tre, come avete visto nello shopping, nei prodotti che ho comprato, è buonissimo. Per cui questo è un ammorbidente fantastico, cioè che consiglio molto, l'odore è una bomba e come prodotto è molto buono. Per cui ve lo consiglio, questo ha la marca molto buona. Vediamo se riesco a fare il... a metterli tutti sulla finestra. Poi questo felice azzurro orchidea nera. Questo non è male come prodotto, è buono anche questo, per cui per lavarsi così leggero non è male. Anche questo ovviamente io li provo tutti perché voglio cercare proprio quello migliore. C'è il mio gatto che adesso fa cadere tutto. Cosa stai facendo? Ma proprio qua devi stare. E ecco appunto. Comunque, buono anche questo come prodotto, ve lo consiglio. Invece questo bocciato, che era quello che avevo detto negli altri prodotti finiti, questo proprio bocciato perché risparmio casa ammorbidente classico, non profuma, puzzano i vestiti. Sono 4 litri, può essere quanto grande lo volete, ma se non è buona la qualità, tantomeno non è buono il prodotto. Io ho provato questo e gli altri e sinceramente mi sono trovata male. Per cui mai più sia questo che l'ammorbidente, sia quello della lavatrice di 4 litri che vi avevo già detto. Per cui bocciato, ma proprio bocciato. Non ve lo consiglio, non prendetelo perché non profuma e non lava bene i vestiti. Poi non so, certi può essere che vi sono visti che trovate bene, ma io no. Questo molto buono, Cif bagno, che io l'ho usato sia un po' per la cucina che per il bagno. Questo mi è piaciuto, anche questo qua è buono, sia come odore che come pulizie, pulisce molto bene, anzi è una bomba perché anche il calcare secondo me aiuta molto con il CIF. Comunque buono, ve lo consiglio anche quello. Poi questo ormai l'ho finito e voglio provare a cambiare sapone. Non compro più la ricarica, almeno per il momento non la compro, almeno che non c'è, diciamo, nessun sapone buono come questo, allora posso ricomprare. Ma la ricarica non, cioè, se, o la prendo poi con questo normale con le ricariche, perché dopo un tot di mesi, secondo me, va buttato. Poi plastica, per cui è della Nidra. Questo qua è buonissimo. Comunque, questo è strabuono. Ve lo consiglio per le mani, va benissimo per lavare le mani. E questo strabuono, ve lo straconsiglio. L'ho usato io per un bel po' di mesi. Poi ho visto che ce ne sono altri, forse buoni. Allora ho detto provo quelli e poi vediamo se non mi piacciono o non mi piace altro genere. Comprerò sempre questo e mi farò le ricariche, se no vedrò. Poi questo qui
Bocciato, perché l'ho messo su, fai fatica, diciamo, appunto a massaggiarlo, eccetera. A me non mi è piaciuto per niente. Fatemi sapere voi se l'avete provato il Samsung Detox Scrub, quello per tutti i tipi di cute e capelli. Proprio, non lo so, come se era appiccicoso, non lo so, comunque bocciato. Strano perché la Samsilk come marca è buona e poi ne ho provati tanti ed erano buoni, ma questo qua non lo voglio più comprare. Proprio, anche no. Poi, vabbè, deodorante, borotalco, sempre buono. Questo qua è ottimo. Non c'è niente da dire perché è buono come prodotto. Io ormai lo compro quasi sempre. Poi, ormai mi sto trovando bene con il Mentadent, questo qua dentifricio che ho visto che i denti li lascia bianchi dopo quando li lavi tante volte. Questi dentifrici, prima dicevo di no, ma poi alla fine quando poi ho capito come si usano, direi che sono molto, anzi, questi mi fanno diventare i denti bianchi, lavati tante volte. Per cui ottimo e ve lo consiglio come dentifrice. Infatti quasi quasi prendo solo quello. Adesso vedrò. Invece questo è uno shampoo secco del Garnier. Ho fatto un po' fatica a finirlo perché era tanto. E non è che lo facevo sempre, cioè non è che me lo spruzzavo sempre. Però sì. Può essere utile quando non riesci a farti la doccia, che sei sempre di corsa e non riesci a lavarti i capelli, allora può essere utile. Però sto iniziando già a bocciare gli shampoo secchi, che non è che sono così tanto ottimi. Per cui è un così così, ma provatelo, almeno se l'avete provato fatemi sapere. Perché qua dice che potete utilizzarlo come volete, ma io l'ho utilizzato come shampoo quando non sono riuscita a lavarmi i capelli, quando ovviamente finivo tardi di lavorare. Allora ho detto, vabbè. Questo appunto, Samsilk, questo qua, balsamo, questo no, questo mi sono trovata bene. Fa i capelli belli lisci, per cui morbidi, direi buono come prodotto. Porta, vabbè, Samsilk. Poi ci sono quei prodotti lì che non sono neanche buoni. Sì, sto facendo la collezione dietro alla finestra, ma vabbè. Poi, questo è un così così. Diciamo che allora, uno gliel'ho dato alla mia collega per il fatto del colore, perché io lo mettevo su, ma era troppo, cioè si vedeva troppo per me nella mia colorazione. Per cui ho detto, vabbè, è nuovo. Allora, io l'ho dato alla mia collega. Comunque, non è male, ma l'unica cosa è che non idrata, almeno da quello che c'era, avevano detto, non idrata come deve idratare, e non resta, diciamo, coprente come volevo io, cioè non ti dà tanto coprenza. Per cui, poi con il prezzo che secondo me. Non è che vale tanto la pena. Ed è questo qua. È un fondotinta della Garnier. Questa è l'ultima volta comunque che li compro perché appunto, cioè, il prezzo è troppo esagerato perché parte dai 10-14 euro. Se era coprente, allora ancora, ma dato che non è coprente ancora, cioè, no. Invece il burro cacao della Sephora, questo qua che mi hanno regalato, questo non riesco a consumarlo perché è proprio dentro. Per cui, amen. Comunque, l'odore è buonissimo perché sa di anguria. È anche ottimo per le labbra. E mi sono trovata bene. Questo me l'aveva regalato la mia ex collega. Ed è molto ottimo questo burro cacao della Sephora. Non so più dove metterli. Poi, abbiamo altri due prodotti. Ok, allora, il primo prodotto è la maschera di Primark. All'inizio sembravano ottimi, che dici wow, qui adesso giù che belle,
Ma secondo me li prendevo per il prezzo, perché 90 centesimi è buono come prezzo. Però poi quando li usi, infatti io ne ho ancora altri, però quando poi li usi, ti fai la maschera, non è che ti dà quella sensazione di dire ah, che bello, no? Per cui all'inizio sì, poi dopo, pure di prenderle forse gli stessi, forse non ti dà quella soddisfazione. Di avere una pelle bella liscia come deve essere, non lo so, sono un po' non so se li comprerò ancora perché ho provato altre maschere molto veramente ottime che appunto quelle proprio cioè proprio da Dio ti viene la bella pelle morbida, cioè invece con queste un po' così così. E niente, comunque queste sono le maschere della Primark, ce l'ho ancora, durano 15-20 minuti. Anche sull'applicazione, secondo me, perché quando li metti su, dopo un po' non si attaccano, cioè restano, appunto restano su. Scusate, ma ok, ho messo una cosa che non dovevo mettere. Per cui è una via di mezzo. Invece questo qua. È sempre uguale la menta dente, diciamo, però secondo me dipende dai dentifrici, perché c'è quello forte, c'è quello leggero, ad esempio quello lì è molto leggero, questo doveva essere forte, mi sa. Non lo so perché da un bel po' che ce l'ho, diciamo, da parte e è un po' difficile poi memorizzare se è questo qua, però vabbè. Sì, dai, Mentadent sono buoni, cioè, almeno io sto usando quelli, come vi ho detto prima, ne ho comprati altri ed è buono, però ci sono certi dentifrici comunque sono forti che forse era questo quello forte, non mi ricordo. Però adesso sto usando questi, mi sto trovando bene. E allora ho detto, vabbè, diciamo che fino a quando non trovo un dentifricio proprio come si deve, che mi piace, allora. Per adesso li sto provando tutti. Sono sempre gli stessi, però ho notato che forse di più, appunto, il Mentadent, che forse è quello che mi trovo bene di più. Costa parecchio, però potrebbe valere la pena. Niente, questi erano i prodotti del mese di marzo. Sì, certi anche di marzo, barra febbraio. E mi devo ricordare che quando finisco un prodotto al mese, che poi alla fine io ho tanti prodotti, ma non è che li faccio fuori in un mese, a me mi durano oltre un mese, per cui i video che vedete dei prodotti finiti non sono sempre al mese che li faccio, perché la maggior parte ho notato che molti prodotti ci vuole tempo per far sì che, cioè non è che prendo che ne so questo, allora lo sverso tutto per finirlo, no. Per cui molti prodotti mi durano tanto, mi durano 1, 2, 3 mesi. Anche i prodotti tipo per il bagno, per la cucina che uso, eccetera, cioè mi durano di più. Per cui se non vedete tanti video dei prodotti finiti, è anche per quel motivo. Essendo che siamo in due, secondo me consumi meno di roba. Se invece siamo in 3-4, inizi già a dire. La roba inizia a consumarsi di più, almeno per me è così, poi non lo so. Niente, per cui questi erano i prodotti finiti. Fatemi sapere se voi li avete provati, come vi siete trovati e se volete un altro video dei prodotti finiti. Io credo di sì, perché ogni volta che faccio i prodotti finiti in un video, la gente piace vedere queste cose. Per cui appena poi avrò altri prodotti finiti, ve li farò vedere. Credo che se ne parlerà verso maggio, di sicuro, perché ormai aprile è finito, per cui comunque, vabbè, questo è tutto. E detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ovviamente vi aspetto su Instagram perché lì vi farò vedere anche i prodotti che compro prima di farveli vedere su YouTube, per cui vi aspetto anche su Instagram. Ciao!